Federico, beh, torni sul luogo del delitto. 2 anni fa il tuo ruolo era decisamente differente. Questa volta, pur presentando, è molto più semplice, credo. Beh, hai detto il vero, è più semplice presentare che fare la giuria, perché è molto più doloroso e difficile fare la giuria, poi dormi con, no, con i sensi di colpa, nel senso che comunque le decisioni che prendi sono sempre molto difficili, essendo i talenti arrivati fin qui tutti validi e meritevoli di essere arrivati alla serata finale, per cui quest'anno me ne lavo le mani, come dire, non ho questo tipo di responsabilità, ho altre responsabilità che sono quelle che portate da una diretta prima serata su Rai 1, però da questo punto di vista sarò anche spettatore della competizione e mi auguro che poi i 6 nomi che escano fuori siano anche magari i miei preferiti, insomma, poi adesso lo vediamo, perché stiamo già vedendo le prove, sto già ascoltando i pezzi ed è durissima trovare 6 preferiti, veramente dura, se non impossibile, ma la giuria che è qualificata riuscirà a farlo. Senti, tu li hai provati praticamente tutti i ruoli, anche perché sei stato concorrente in un talent, poi sei stato in giuria e anche come presentatore. La differenza fra questi 3 ruoli? Quando uno le prova tutte, vedi? Sì, io infatti vorrei cantare in realtà, tutte le volte. Vuoi fare il conduttore? C'è una miseria. Vuoi fare la giuria? Porca miseria. E le differenze... Ma la vera differenza è che questo poi fondamentalmente è il mio mestiere, quello di domani sera. E il resto sono sempre esperienze che arrivano e che uno prende e accoglie a braccia aperte, anche perché comunque il fatto di essere stato scelto 2 anni fa come giurato mi ha gratificato, perché mi sento un appassionato di musica, perché comunque l'ho sempre ascoltata, l'ho sempre seguita, l'ho sempre presentata, ho sempre lavorato e tuttora lavoro a contatto con la musica, quindi comunque inevitabilmente sviluppi un orecchio che ti può aiutare anche in quel tipo di ruolo. E beh, come talento, diciamo, in gara, il tutto è successo tantissimi anni fa ed è bene che tutto ciò rimanga nei ricordi. Grazie mille e buon sarà Sanremo. Grazie, buon sarà Sanremo anche a voi domani su Rai 1. Grazie mille.